Benvenuti ad una nuova puntata di Attori Aperti. Oggi, come potete vedere, sono in compagnia. Sono qui con Yoshi, con Funghetto e con Io. Insieme sceglieremo un racconto tratto da Il grande libro delle storie di animali, da dedicare ai più piccoli. In questo volume, infatti, sono raccontate le storie di Piumino il coniglio, Morbillo il cane, Cin Cin, Suri, Ciabatta, Pinky, la storia di Boldo, di Muschietto, Spillo il riccio, Michel il gatto, Pampan l'orsetto, Nocino lo scoiattolo. Insomma, c'è solo l'imbarazzo della scelta. E voi tre dovrete consigliarmi cosa leggere ai nostri ascoltatori più piccoli. Avete qualche idea? Allora tireremo a sorte. E la sorte è caduta su Birba il cucciolo. Andremo allora insieme a leggere la storia di Birba. Birba era un cucciolotto che, a volerla dire giusta, per la sua età era troppo viziato. Si dava arie da spavaldo e, non sapendo valutare le sue capacità, si riteneva anche superiore agli altri animaletti. Era un cane di buona razza ed era stato allevato e vezzeggiato come un cocchino. Birba aveva approfittato di questo particolare trattamento ed ora passava il tempo sempre fuori di casa, giorno e notte, a divertirsi e a scorazzare, aggregato ad una compagnia della peggior risma, della quale sperava di diventare il capo. A nulla valevano le benevoli paternali dei genitori. E questo perché non avevano mai pensato di dargli una severa lezione. Senza ascoltare consigli, Birba continuava, insensibile, a frequentare la compagnia di Tronchetto e Bambù. Tronchetto era un vero birbante che portava sul groppone i segni dei pallini partiti dal fucile di un contadino al quale aveva assalito e devastato il pollaio. Bambù certamente non era da meno. Fra tutti, 101 ne avevano combinate. Pollai e nidi vuotati, orti devastati. I bambini, quando li vedevano, fuggivano a gambe levate. Non parliamo poi dei gatti. Poveretti. Pensate che non osavano più mettere il muso fuori dalla porta quando in paese compariva Tronchetto. Una notte, mentre ritornavano da una delle solite imprese, i tre amici si trovarono di fronte ad un largo fossato. Ritenendolo anche quello un diversivo, si misero in fila indiana e, uno dopo l'altro, con una buona rincorsa, saltarono il fosso, facendo la gara per il salto più lungo. Birba, che era l'ultimo della fila e che, come sapete, essendo così borioso, non sapeva mai misurare le proprie forze, prese anche egli la rincorsa. Piccò il salto e quando toccò terra non era sull'altra riva, bensì nel mezzo del fosso, dove sprofondò in un mare di fango. Gli amici intanto erano andati via e Birba dovette faticare molto per tirarsi fuori da quel guazzabuglio. E quando finalmente vi riuscì, lascio immaginare a voi in quali condizioni si trovasse. Era così sporco e nero da spaventare un lupo. Man mano che il fango nero gli si asciugava addosso, il pelo si rizzava, insomma, sembrava un mostro. Pensate che un vecchio gufo che aveva assistito alla scena cominciò a ridere e a beffeggiarlo. Gli animaletti disubbidienti finiscono sempre per trovarsi nei pasticci! Siccome Birba era stato l'ultimo della fila a saltare, Tronchetto e Bambù non si accorsero dell'accaduto e si allontanarono per i campi. Cosicché il povero Birba, conciato a quel modo, si incamminò solo verso la cuccia paterna. Quando si presentò alla porta, la sua mamma, per lo spavento, incominciò ad urlare di terrore, svegliando tutto il vicinato. Aiuto, aiuto, c'è un mostro! Gridava. A quelle grida i vicini si radunarono
Conforto scoppe e bastoni, mentre Birba inutilmente chiamava ed implorava la sua mamma di riconoscerlo. Sono Birba, il tuo Birba, non sono un mostro. Ma nella confusione che si era creata, nessuno più l'ascoltava. Addosso, addosso! Gridavano i vicini. Le scope cominciarono a volare e sul groppone di Birba arrivarono botte a non finire. Il nostro cagnolino cercava disperatamente di sottrarsi a quell'uragano di botte. Quando finalmente riuscì a sfuggire all'accerchiamento, scappò nella campagna con la lingua che arrivava fino a terra. Era tutto pesto, gonfio e pieno di graffi. Saltava e correva senza vedere dove andava pur di allontanarsi dai suoi persecutori. All'improvviso scorse i suoi amici. Tranchetto! Bambù! Li chiamò. I due si voltarono, ma non lo riconobbero. Anzi, spaventati più che mai, si diedero alla fuga. Desolato, Birba riprese il suo cammino e ad un tratto sentì il vuoto sotto di sé. E con un tonfo inaspettato cadde nel bel mezzo del canale che conduceva l'acqua al vecchio mulino. E due! Mormorò debolmente, abbaiando tra i denti. Questa volta però, anche se inaspettata, la caduta nel canale fu provvidenziale. Annaspando e nuotando nell'acqua fredda, il nostro cagnolino riuscì a liberarsi dal fango nero che aveva addosso e il suo pelo era ritornato lucido e pulito. Anche il dolore per le bastonate avute si era calmato. Birba raggiunse la riva e si lasciò cadere sull'erba per riposare e meditare un po' sull'accaduto. Uff, povero me! Si disse. Avevo ragione il vecchio gufo, uff! Ma come hanno potuto scambiarmi per un mostro? Alcuni uccellini gli si avvicinarono preoccupati. Torna nella tua cuccia, Birba! C'è un terribile mostro in giro per il bosco! Uff, non temete! Esclamò Birba. Uff, il mostro non c'è più perché io l'ho messo in fuga! Poi, scrollandosi l'acqua di dosso, riprese lentamente la via del ritorno. La mamma, dopo quella brutta apparizione, attendeva con ansia il ritorno del suo Birba e temeva per la sua sorte qualora avesse fatto qualche brutto incontro. Quando finalmente lo vide arrivare, tutto pesto, gli corse incontro, abbracciandolo e accarezzandogli i bernoccoli che, per la verità, erano piuttosto numerosi. Piccolo mio, sono tanto stata in ansia per te. Birba raccontò di aver messo in fuga il terribile mostro e la sua mamma, orgogliosa per il coraggio dimostrato dal suo piccolo, fece una grande festa e preparò un pranzetto succulento in onore di Birba. Tutti gli animaletti lodarono il cagnolino per il suo coraggio e gli offrirono molti doni. Il vecchio gufo, però, che sapeva la verità, disse al cagnolino. Non bisogna mai dire bugie, ma se tu prometti di diventare un cagnolino buono e ubbidiente, io non racconterò a nessuno come si sono svolti i fatti. Birba promise e da quel giorno iniziò una nuova vita. Ubbidiva sempre alla sua mamma, seguiva docilmente il suo padrone e non frequentò mai più Tronchetto e Bambù. Qui si conclude la nostra storia. Vi ringrazio per l'attenzione. Un saluto da Yoshi, da Yo e da Funghetto. Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti di Attori Aperti alle 11:30 la mattina, alle 18:30 al pomeriggio. Restate con noi per le prossime storie. A presto!